Ciao a tutti e bentornati o benvenuti sul mio canale. Siamo qui oggi, come avrete sicuramente letto dal titolo, con un nuovo video in cui andremo ad osservare insieme le novità di Trendmood. Come al solito ho già pronto il mio iPad. Io vado a spostarmi di qua così da riuscire a mettervi le foto che vedo appunto io sull'iPad qua. Partiamo con il nuovo profumo di Billie Eilish. In realtà qua vedo che c'è scritto Back in Stock, quindi forse non è propriamente una novità, non lo so, io non l'avevo mai visto sinceramente, però ha un pack veramente figo, tipo un mezzo busto, tipo da statua, bellissimo. Ha come note di testa mandarino, red berries, cioccolato e vaniglia come note di cuore, mentre come note di base muschio e legno, appunto per andare a dare quella nota più sensuale. Sembra veramente buono. Candela di Sol de Janeiro, brand rivenduto sul sito di Colourpop. Candela di Hocus Pocus, super witchy vibes, bellissima, tra l'altro pack super nero con questi dettagli molto witchy, dentro la cera viola, molto molto bella. Dolce speziata con nocciole tostate. Sembrerebbe veramente buona anche questa. Makeup Revolution, ah ok, palette a forma di tacchino di Friends. Perché fan di Friends? È un simbolo molto iconico, è bellissima, mi fa impazzire. E la collezione anche vedo dei Flintstones. C'è anche la collezione di Biancaneve con credo che sia l'illuminante a forma di mela, è bellissima. La palette ha toni molto neutri, caldi però, veramente bella. Cosa che sto puntando da tantissimo, nei negozi non l'ho ancora trovato, nonostante comunque sia uscito da un pochino, penso, qua lo nelle novità, però vabbè, intanto che ci siamo. Il set labbra, sempre appunto di Revolution, con scrub labbra e balsamo labbra al pumpkin spice. Me lo sono fatto sfuggire da Beauty Bay, volevo aspettare il weekend perché sarei andata appunto in un OVS fornito di molte cose di Makeup Revolution per vedere appunto se l'avrei trovato lì fisicamente. Non c'era ovviamente, quando sono andata a vedere sul sito era andata sold out. Revolution Pro ha fatto due mini quad, penso che ne avesse già fatti altri, ovviamente in altre colorazioni. Questi sono molto neutre, sembrano comunque shimmer, i pack bellissimi, mi piacciono tantissimi i pack di questa linea di Revolution Pro. E anche la palette grande sa molto di Natale a vederla così, ha quei bordo rosso, dorato, l'argento, i marroni, sa molto da questo periodo, bella. Poi vedo anche mascara, eyeliner, matite automatiche, rossetti in stick. Insomma, una collezione abbastanza completa. Bellissimi questi nuovi ombretti di Colourpop. Sesta collaborazione annuale con Best Friends. Non lo conosco sinceramente Best Friends, comunque questi prodotti sembrano veramente belli. Sono degli ombretti, i classici ombretti mono di Colourpop in pot. Sembrano veramente super luminosi. Questo è bellissimo, sto cercando un attimo di capire il brand. Ah, ok, è sempre di Colourpop. Tra l'altro vedo in una foto tipo le orecchiette tipo le mie, con i rossetti di Colourpop appunto per Rudolph, la renna dal naso rosso. Ha dei fake bellissimi, tutti rossi glitterati, sono dei rossetti stick, uno nude e uno un rosso proprio Natale, veramente bello. Il nude è Clarice, mentre appunto il rosso Rudolph. Bellissima questa collezione di smalti, non riesco a capire il brand, credo che sia The Sugar Shop. È bellissimo proprio il pack con la casetta con le candy cane, tutte le peppermint bellissima, appunto si apre e dentro c'è la collezione di smaltini. Vedo che in questo video di novità di Trendmood abbiamo tantissimo Colourpop, perché anche questi gloss a tema zodiaco sono di Colourpop. Sembrano quei gloss comunque abbastanza pigmentati. Come sapete non è un prodotto di cui sono estremamente fan, specialmente in questo periodo che con le mascherine è un po' impossibile comunque riuscire a farli stare perfetti, essendo che appunto non si settano, però da vedere li trovo veramente veramente belli. In questa collezione non ci trovo niente di natalizio, appunto anche il pack non lo richiama proprio, ma penso che non sia neanche stato pensato come natalizio, sinceramente, però è molto bello, soprattutto se magari vi piacciono i nude. Ah, nuova palette di Juvia's Place, che bella, cioè perlomeno ha due shimmer che sembrano veramente tanta roba, wow. Anche questa non mi ricorda il Natale, però bella.
tanto. Trovo che gli shimmer di Juvia siano veramente belli. Ho ancora qua la Mariposa Palette, che mi sono accorta un po' troppo tardi di lei, purtroppo era già sold out e essendo una limited edition non è mai più tornata e niente, io sono rimasta lì così, perché mi piaceva veramente tanto quella. Nuove palette di Violet Voss, belle, molto calde, devono piacervi toni caldi perché una tema giallo, marroncino, dorato, l'altra sull'arancio, quindi... Ah, penso da She Glam, questo non l'ho ancora visto nonostante io giri spesso su Shein, però questa collezione ancora mi è sfuggita ed è una collezione, anche questa, sullo zodiaco. È figo che hanno fatto proprio un color scheme per ogni segno, chiaramente. E noto anche che all'interno del pack per ogni segno elencano qualche caratteristica principale. Bella come idea, mi piace. Tra l'altro noto che ce ne sono alcune che hanno colorini molto interessanti, tipo Virgo ha un verde brillantinato, cioè proprio penso che sia un glitter molto bello. Ah wow, anche Leo ne ha uno, sembra super riflettente, super effetto bagnato, forse anche un pochino duochrome. Le mie preferite credo che siano Virgo, Leo assolutamente, ma anche Sagittario con tutti i violetti. Bello, beh, questa collezione devo dire che wow, mi piace. $6 l'una, quindi tra poco. Che belle, magari qualcosina potrei provare, fatemi sapere se mi potrebbe interessare come cosa. Io sono tornata al centro e nulla raga, io sinceramente speravo di trovare molte più collezioni natalizie, proprio anche nei pack. In realtà oggi che sto girando questo video è l'ultimo giorno di novembre, letteralmente, quindi possibile che in questi giorni abbiano caricato qualcosina di più interessante. Io sono molto curiosa di vedere se Jeffree Star farà collezioni natalizie. Ho già visto dalla sua pagina in realtà che come l'anno scorso ha rifatto le box tipo di decorazioni per l'albero a forma dei suoi specchi in versione piccolina, bellissimi. Ho visto che ha fatto anche la calza della Befana, il set di tuta sopra e sotto, il rosa. Wow, lo amo. Però ancora niente che hanno messo qua su Trendmood. Beh, magari lo metteranno. Fatemi sapere che cos'è la novità che tra queste qua appunto vi ispira di più. A me sicuramente le palettine di She Glam dello Zodiaco. Ovviamente il set Labra Pumpkin Spice di Revolution. E nulla raga, io spero che questo video vi abbia tenuto un po' a compagnia. Ogni tanto mi piace proprio fare questi video in cui guardiamo insieme le novità di Trendmood. Io come al solito vi ricordo di andare a dare un'occhiata giù nell'info box, perché lì troverete tutti quanti i link per andare a seguirmi anche sugli altri miei social. Io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!